Siamo oggi in Basilicata in un campo dell'azienda agricola Nigro e abbiamo delle piante in prima foglia su un portinnesto 29C. Oggi la cosa principale sarà il fatto di spiegare la potatura, uno dei sistemi di potatura per la specie albicocco. Siamo su una specie abbastanza complessa che funziona in microclimi, quindi ricordiamoci che l'albicocco è una specie molto delicata. La cosa da fare quindi in priori è togliere tutto il materiale vegetale che va all'interno della chioma. Quindi per questo ci posizioniamo all'interno della pianta e tagliamo tutto quello che viene all'interno, cioè questo ramo qua. La cosa molto importante è che il produttore, appena messo le piante, ha creato un moncone secco. Quindi questa parte secca che è stata cicatrizzata è molto importante perché limita l'entrata di batteri e di cancri. Quindi questo è a livello sanitario molto sano. Poi magari questa pianta è un po' squilibrata. Io trovo questo che va completamente all'interno. Bisogna sempre controllare poi a livello della distribuzione del ramo come si comporta la pianta in base anche all'organizzazione del vento, l'orientazione del vento. Quindi qua vediamo che c'è già più distribuzione, poi passeremo a potare diversamente l'anno prossimo, però qua per esempio c'è una sovrapposizione di branche, questa va all'interno però è su un ramo forte. Io lascerei così perché siamo su una pianta di prima foglia, qua non c'è materiale, qua sfogherà qui. Quindi queste sono le ultime, le uniche, questa la toglierei. Questa la tolgo perché c'è troppa sovrapposizione di rami. E questo è troppo all'interno per me. Però col vento, da dove viene il vento qua? Da qui. Quindi farò così. Oppure così quando viene. Così o così? Sì. Aspettiamo di vedere l'anno prossimo, se questa è spinta più all'interno la toglieremo. Però già all'inizio. Già qua abbiamo una pianta più aperta, l'unica cosa è questo ramo qua che ci può dare un po' di sfondo. Quindi questo è un po' il tipo di pianta aperto che possiamo avere. Vediamo che non tutte le piante sono facili da gestire, bisogna aprire la chioma, non cimare il leader e indirizzare la potatura sull'apertura della chioma. E mai cimare questi leader, questa è una cosa molto importante. Se cimate i leader fate un richiamo poi di vigoria della parte base, quindi vuol dire che la vigoria, essendo richiamata dalla base, brucerà tutti gli organi fruttiferi che potrebbero essere presenti in strada per essere stimolata verso l'alto. Quindi questo è veramente l'effetto contrario che vogliamo. Quindi noi se potiamo adesso in questo periodo è perché non vogliamo stimolare la vigoria. Quindi adesso facciamo una potatura adesso, poi ci sarà la scesa della linfa che cicatrizza le ferite e poi quindi ci dà una potatura più sana e la pianta di albicocca lo vive molto meglio. L'importante sull'albicocco è non fare stress alla pianta, quindi no stress significa dare a livello idrico degli interventi frazionati, a livello potatura fare interventi pure frazionati, non fare grosse potature e sempre rispettare il ciclo di vegetazione dell'albicocco. La specie albicocco è una specie dove il ramo quando invecchia si indebolisce la parte finale, non c'è più vigoria in questa parte finale e poi emerge un ramo sulla tangente. Su questa tangente quindi arriva il rinnovo del ramo e a 45 gradi è l'angolo di fruttificazione di albicocco, vuol dire che appena un ramo di albicocco è a 45 gradi, che è l'angolo di fruttificazione, cominciamo ad avere dardi fruttiferi. Il nostro obiettivo oggi è di darvi delle buone varietà, un'innovazione tecnologica, ma anche dei consigli di gestione di impianto. Quindi se avete poi delle domande potete farlo contattandoci su Facebook, WhatsApp, LinkedIn, siamo in tutti i social network. Quindi vi dico alla prossima, ciao!